Pronto, polizia? Sono quello che sto sparando un attimo di là. Pronto? Ditele che ho l'intenzione di arrendermi, però guardi, non insistere. Scusate, lei chi è? Quello che sta facendo. Ma come si chiama? Muro Giulio. Ma che sta facendo? Mi scusi. Pronto? Signor Murolo? Pronto? Allora, se cercate di trattenermi, di attaccare. Allora, signor Murolo, la deve smettere, se si arrendi. Pronto? Sì, ho detto che voglio andare a prendere, ho fatto la stronzata, ma se mi si arrende ad attaccare, a circondarmi. Che numero è? Pronto? Sì. Pronto, che succede? Dimmi. Allo. Dimmi tutto, dai. Attaccarmi. No, non ti attacchiamo. Dimmi che succede. Allora, voglio stare un attimino fermo per te. Allora, li faccio allontanare tutti quanti, non ti preoccupare, stai calmo. Li faccio allontanare, va bene? Dimmi che è successo, che problemi ci sono stati, dimmi. Ha tirato un barinda, spadinda a bombole. No, non sparisci la bombola. No. Stai calmo. Dici che problemi ci sono, non ti preoccupare. Si risolve tutto cosa, basta che ci dici che è successo. Mi è risultato risolvere un cazzo, mo. Ma dimmi che è successo, perché stai facendo questo? Ma perché stai facendo questo? Non mi ha pigliato per uscire. Chi ti ha pigliato per uscire? Tuo cognato? No, mio fratello. Tuo fratello ti ha preso a coltellate? È un restammo a fare. A cercare. Come ti chiami? Dimmi. No, non posso rispondere. No, allora non me lo dici. Non me lo dici. Ha dislocato le truppe. Ma hai aperto il gas? No, quello è bella lì. Allora, ascoltami. Stai calmo. Parliamone un po'. Tuo fratello ti ha pigliato con cucchiello. Perché? Allora, tu... Fammi stare a mezz'ora a guerra. Ha rappresentato la posa l'arma. La posi l'arma? Sì. Basta che parla con Mick, sta tranquillo, parla con Mick. Ma non c'è nessuna intenzione e caricare nessuno. Trasformavamo. Ho capito, stai calmo. Fai proprio tranquillo, non riesco più a darci una mano. Dimmi, allora. L'arma mi vuoi ascoltare? L'arma la vuoi posare? No, non ti attaccare nessuno, se ne vanno tutto quanto, mo, state tranquilli, noi facciamo allontanare tutto quanto, non ti preoccupare. Allora, dimmi un po', perché stai sparando? Qual è la motivazione? È perché mi hanno niente il capello. No, ma se gli ne fa così? Allora, chiedo, voglio stare... Come mezz'ora sì. Allora, mi ascolti? Stai tranquillo. Chiudila, lasciala perdere. Allora, mi hai detto che tuo fratello ti ha colpito con un coltelletto, così? Tu stai bene? No, sono ferito. Sei ferito? Ok. Ti mandiamo l'ambulanza? No. Voglio stare a mezz'ora a guetta. Ho macchino. No, salvo. Ho consolato. Allora, stai a sentire a me. Tu sei ferito? Dove sei ferito? Ma siete ferito. Dove ti hanno ferito? Al collo. Stai perdendo sangue? No. Allora, se tu vuoi stare bene, posa sta caspita di arma, mettila da parte. Facciamo in ambulanza, ti accompagniamo in ospedale, risolviamo tutto cosa. Risolviamo tutto cosa. La morte non ci sta rimedio. Non ci dovrebbe andare, che cazzo gamba la faccio. Ma tu lavori? Sì. Che lavoro fai? Non ho capito, che lavoro fai? Mi trattiene? No, voglio sapere che lavoro fai per sapere che vita fai solitamente, capisci? L'infermiere. Fai l'infermiere, fai? Scusami, tu vedi persone ferite tutti i giorni, il sangue lo vedi tutti i giorni, sei abituato a vederlo, sai cosa significa la sofferenza?
Tuo fratello, allora tuo fratello dove sta adesso? È molto malese. Ah, a Spalà. Dove sta tuo fratello? Il corpo di tuo fratello dove sta? Sta lì in casa? No, è sul balcone. Ah, sul balcone. Anche sul balcone. Va bene, comunque sul problema ci mi risolti in un modo o nell'altro, no? E mo qual è il problema? Scusami. Non so, ci sono deciso che se mi faccio solo, come arrendo? Allora, se vuoi un consiglio, lo vuoi un consiglio? Sto parlando a frate. Ma non ti vuoi stare a sentire a me? No, devi pensare così, la vita va avanti, qualunque cosa sia accaduta, la vita va sempre avanti. Ma che avanti? Ascoltami, come ti chiami? Dammi il nome, dimmi come ti chiami, il nome, solo un nome, a me? Giulio. Giulio, io mi chiamo Michele, Giulio. Dimmi una cosa. Dove ti tu? Stai calmo, ormai quello che è fatto, l'importante è andare avanti con la vita, qualunque questa vita sia adesso. Ma posso sto fucile che c'è? Che c'è? Fucile in mano? No, no, vuoi sapere solamente se c'è un fucile, una pistola, per sapere che cosa devi postare. Posala. Posa sto fucile, posa sta pistola. Tu non stai a casa? Sì. Stai andando a casa. Allora, fammi una cosa, posso sta pistola un po' pulita, posso sta pistola un po' comodina, allora stai, basta in silenzio, stai. Giulio, dimmi. Aspetta, c'è cani che io non so da luce. Eh? Io sono vicino alla bombola. Sei vicino alla bombola? Ho capito che sei vicino alla bombola. Appena viene. Io adesso. Non è che tu vuoi. Ma tu guardi là. No, non sbatti nessuno là. Io sto dicendo, qualunque arma hai in mano, posala. Posa, chiudi il gas, state tranquillo. Quando arrivi i colleghi non ti fanno niente. Non ti fanno niente i colleghi, noi siamo così, non siamo delinquenti. Qualunque cosa hai fatto, a male che va ti arrestiamo, ma più di quello non può succedere. Hai capito, Giulio? No, E poi tu ti sei. Dimmi una cosa, tuo fratello ti ha aggredito, vero? Sì. Ok, quindi tu hai reagito per poterti proteggere? Ti sei protetto da tuo fratello. Quindi questo si chiama legittima difesa. Ma senti, è convinto tu che ci si stanno avvicinando? No, non si stanno avvicinando. Ma dove si stanno avvicinando? Vicino a casa? No, sotto casa. Allora, io devo tutto andare a casa, vedi, tutto andare a casa, vedi. Tutto andare a fuori, vedi. Io l'ho detto. Hai guardato stai, a centrarlo con tutto malato. Ma gli faccio allontanare. Sto dicendo, gli faccio allontanare. Tu ti sei protetto dall'aggressione di tuo fratello con un coltello, quindi lui, tuo fratello, era armato. Ti ha colpito con un coltello, ti ha ferito al collo come mi hai spiegato. Tu ti sei difeso. No, ma ha tentato, ma sono allontanato. Ma quando ha visto che hai lasciato la mamma, c'era un coltello con la mano a piedi. Che ha colpito subito lì. Ok. E poi gli chiama un colonnello, amico sotto, non guaiato. Mi capiamo? Ho capito. Comunque si tratta di legittima difesa. C'è stata un'aggressione di tuo fratello, della moglie, nei tuoi confronti, e tu ti sei difeso. Questo lo dirai tranquillamente in tribunale, e i giudici ne tengono conto di certe cose. E chi l'altro che ha sparato in strada? Quell'altro che ha sparato? No, per strada. Per strada? E sta buono, non è morto ancora. È ferito, ma non è morto nessuno. L'unica persona deceduta fino adesso è tuo fratello, però deceduta perché ti sei difeso. Però morti per ora non ce ne sono. Come No, e tu sto dicendo io. Sto qua, non c'è nessun morto. Tuo fratello è morto, perché me lo stai dicendo tu. Io neanche lo so, lo stai dicendo tu che tuo fratello è morto. Ma le altre persone ferite, nessuno è deceduto. Ascolta un attimo, ma tu sai che il collegamento con la porca? Con chi? Con chi vuoi parlare? Stai attaccando. Non ti attacca nessuno? E senti, sto parlando, sì. Avvietto. Allora aspetta un attimo, io lo dico io, va bene, puoi attendere? Un attimo.